Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile, siamo in compagnia di HTC One Mini per fare il focus sui giochi e i benchmark. Appena acceso il telefono, allora farò prima vedere i soliti 4 giochetti e poi farò alla fine i due benchmark, quindi chi non vuole vedere i giochi va solo ai benchmark. Ultima parte del video, c'è anche in tutto, quindi sarà un po' lunghetto. Chi vuole vedere solo i giochi vede la prima parte. Quindi cominciamo con i giochi. Non ho potuto scaricare Real Racing 3 perché mi dice che per questa versione non è disponibile, stranamente, quindi ho scaricato CSR Racing. So che non è la stessa cosa, però comunque va abbastanza bene per testare i giochi. Cominciamo da Subway Surf, che è il più leggerino. Spero che si veda bene. Alzo un po' il volume. Scusate, beh, salviamoci. Come vedete c'è qualche mini lag ogni tanto, ma è proprio mini. Se si fosse Maxi si chiamerebbe One Maxi. No dai, scusate la battuta pessima. Una freddura proprio. Comunque vedete che gioco va tranquillamente, veramente niente di cui lamentarsi. Ok, usciamo. Vediamo Beach Buggy Blitz. Non chiudiamo ancora l'applicazione, lasciamo la RAM che si riempie un po' così per mettere un po' sotto stress. Mettiamo la grafica a manetta, ok, è già al massimo e giochiamo. Come vedete il gioco va senza problemi, nessun lag, ecco appena detto, questo è un piccolino, boom, chiudo se non finisco più. Adesso liberiamo la RAM, un po' almeno, e facciamo andare Blood and Glory. Ecco, in alcune applicazioni, tipo o giochi, tipo questa, vedete che rimangono, cioè rimane un'ulteriore barra delle impostazioni. Adesso vediamo cosa intendo.
lungo il caricamento di questo gioco. Il display comunque è veramente bello, anche i neri sono abbastanza profondi, nonostante non sia un AMOLED. Vedete cosa intendo? Qua c'è la barra delle impostazioni che rimane sempre lì, quindi già la cornice è bassa, è molto grande a causa della cassa e del posto per i tasti, in più si aggiunge quel pezzo lì che rende il display veramente, diciamo, cioè che riduce di parecchio lo spazio disponibile per giocare. Quindi alla fine diventa un 4 pollici più o meno, e su giochi così magari è meglio avere il display tutto libero. Comunque la definizione è veramente buona, asciutta anche. L'audio è buonissimo. Bah, in generale i giochi quindi funzionano bene, devo dire che sembra anche meglio dell'S4 Mini come parte giochi, nonostante abbia un po' meno RAM e comunque il display sia più definito e il processore sia downclockato, quindi cosa abbastanza strana, però non voglio sganciarmi troppo, vedremo il confronto poi con il S4 Mini. Boh, avete visto, insomma, esci. Adesso andiamo a vedere. Chiudiamo la RAM. Liberiamo la RAM, scusatemi. Andiamo a vedere CSR Racing. Abbassiamo un po' il volume magari. Devo aumentare la durata dell'illuminazione del display. Ok. Facciamo una e una. Il telefono non scalda molto, si è un po' caldo qua dietro. Boh, vedremo la fine di questo gioco. Brutta partenza. E vabbè, non, dietro la videocamera non è facile giocare. Ho perso miseramente. Bene. Boh, voglio la rivincita. Già meglio. Comunque vedete, il gioco va senza nessun problema, anche qua grafica molto molto buona. Ricordo che il telefono ha 340 pixel per pollice come definizione e non è affatto male. Facciamo l'ultima per stressare ancora un po' processore e GPU. Ora, bella macchinetta.
Bene, avete visto che anche qua non ci sono problemi, quindi parte giochi direi da premiare. Devo dire che con un gioco più intenso, quindi non fai più di 10 minuti, quindi mezz'oretta di fila, cosa che ho fatto quando ho scaricato tutti i giochi, li ho provati, ho fatto i tutorial, eccetera. Dopo un po' che comincia a scaldarsi leggermente di più, comincia a impastarsi anche il gioco e il telefono comincia a rallentare leggermente. Comunque niente di grave, diciamo. Boh, chiudiamo. Adesso passiamo ai benchmark. Partiamo da Quadrant, che è più veloce. È più veloce ma un po' meno preciso. Poi vedremo Antutu, che è un po' più preciso ma meno veloce. Ovviamente sì, sappiate che i benchmark dopo aver fatto giochi comunque mediamente danno punteggi più bassi perché il processore è già caldo, quindi è un po' meno prestante, ma se parliamo di 500 massimo 1000 punti, niente di grave. Diciamo che ieri col benchmark mi ha fatto benchmark, diciamo a freddo, quindi appena acceso il telefono mi ha fatto 6000 qualcosa. Vediamo adesso quanto fa. Vedete anche qua la barra da sotto che aumenta un sacco lo spessore della parte utilizzata. 5.900, quindi vedete che ha perso 500 punti, però comunque in generale è su 6.000. Bene, vediamo cosa dice in tutto invece. Questo lo mettiamo, lo appoggiamo. Allora, facciamo partire. Inizia test. Ok. Mettiamoci uno spessore qua sotto. Bene. Questo sarà lunghetto, quindi boh. Vi lascio guardare. Intanto vi rinfresco un po' la memoria con delle caratteristiche tecniche. Abbiamo un processore dual core Snapdragon 400, 1.4 GHz, 1 GB di RAM e GPU Adreno 305. Quindi buone caratteristiche. Boh, magari la GPU non è delle migliori e neanche la, boh, anche la RAM potrebbe essere un po' di più ormai, però comunque veramente non. Come abbiamo visto sui giochi non ci sono grossi problemi, quindi capiamo che sono sufficienti. Siamo al 50%. Qua siamo a 60 frame per secondo, più o meno. Colori molto belli, devo dire. Dai, siamo quasi alla fine. Non ho ancora mai fatto in tutto, però mi aspetto un punteggio sui 15.000, penso io, non assicuro ovviamente. Ecco, ho sbagliato di parecchio, a quanto pare. Mi dà 11.335, però
penso che comunque a freddo potrebbe fare almeno 13.000. Bon, dai, niente, adesso ho avuto una panoramica generale sulle prestazioni del dispositivo nei giochi e nei benchmark. Adesso lo farò anche per il Nexus 7 2013 e poi aspetteremo le recensioni e i vari confronti. Quindi un saluto a tutti da Esperienza Mobile.